siamo in quarantena, sto a casa solo al divano, capelli lunghi, barba lunga, pigiama. E niente, mi ha detto di raccontare i miei 2 anni a Lanciano. Soprattutto mi fa ritornare giovane, quei capelli. E poi lo sapete tutti che sono stato accolto benissimo. E quindi ho avuto un rapporto con la città magnifica, ho trascorso 2 anni favolosi. Abbiamo fatto anche 2 annate dove abbiamo fatto del gran calcio con il mister Florimbi. Avevamo una squadra, un mix giovani e anziani. Penso di aver insieme ai miei compagni divertito in questi 2 anni, soprattutto il secondo anno che giocavamo un 4-3-3 spregiudicato. C'erano dei ottimi giocatori e c'era un'amalgama dentro lo spogliatoio, si andava d'accordo, si usciva anche fuori campo, a cena, ci si divertiva. Ho ricordi bellissimi. Poi ero appena ventenne, era il secondo anno che uscivo da casa. Per me è stata un'esperienza che mi ha maturato, mi è servita per il proseguo del mio campionato. Poi so dell'affetto che nutrono ancora i tifosi del Lanciano, ho ancora molti amici, mi sento con Enrico, con Sergio. Poi mi ha fatto piacere quando sono ritornato a Lanciano per la festa del centenario. Ho dei ricordi bellissimi che anche adesso, se sono passati 35 anni, sono ben lieti nella mia mente. Che devo dire? Spero che Lanciano nei prossimi anni ritorna alle categorie che gli compete, perché vederlo in eccellenza non va bene, è sprecato, quindi spero che con un po' di fortuna si risalga delle posizioni di campionato, diciamo, ecco, che ritorni almeno a fare la Serie C. Un saluto a tutti, un abbraccio, forza Lanciano. Ciao, grazie.